Primo contatto con Renault Arkana, il nuovo SUV coupé della casa automobilistica francese, che ha permesso alla Losanga di aggiungere un tassello importante alla propria gamma in un segmento che si sta facendo sempre più affollato e agguerrito, ma soprattutto di impreziosirla con un modello che sa unire comfort e look grintoso. Andiamo a scoprirlo insieme! Lunga poco più di 4,5 metri, ha un'altezza ridotta a soli 1571 mm, mentre la larghezza supera appena i 2 metri. Interessante poi il dato relativo all'altezza libera da terra, 199 mm, con la linea di cintura alta e la linea aspirante al posteriore tipica dei SUV coupé. Arkana unisce un look grintoso e distintivo al comfort e all'abitabilità tipica dei SUV. All'esterno si notano subito alcuni particolari di design che ne accentuano l'animo sportivo, come gli ski anteriori e posteriori, i passaruota marcati, ma soprattutto una calandra con dimensioni maggiorate circondata da una linea cromata. Al centro della maschera frontale poi spicca la losanga. Anche in questo caso ritroviamo il family feeling con la nuova firma ottica C-Shape, presente sia all'anteriore che al posteriore. La capacità di carico è di 518 litri, che scendono a 480 litri nella versione E-Tech Hybrid. Per quanto riguarda gli interni, si presentano puliti e spaziosi, con una plancia tutta digitale. Dietro al volante, infatti, troviamo il cruscotto con display da 10 pollici, mentre al centro c'è lo schermo touch orientato verticalmente, che per il top di gamma arriva a misurare 9,3 pollici. Da qui si può sempre controllare il sistema Multisense con le modalità di guida ed interagire con il sistema di infotainment EasyLink con aggiornamenti automatici over the air e alcune funzionalità di connettività quali l'aggiornamento in tempo reale del traffico. Al posteriore poi c'è tanto spazio per i passeggeri, con il raggio delle ginocchia che misura 211 mm mentre la lunghezza per i piedi di 305 mm. Dal punto di vista dei sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida, su nuova Renault Arkana troviamo la dotazione completa del pacchetto ADAS Easy Drive. La gamma di nuova Renault Arkana è semplice e soprattutto elettrificata, soltanto due gli allestimenti disponibili, Intense e appunto RS Line, che è quello che stiamo provando noi oggi. Molto snella è anche l'offerta dei propulsori, con il 1.3 benzina 4 cilindri TCE che viene offerto con la microibridazione a 12 volt, disponibile su due livelli di potenza, 140 e 160 cavalli. A questo poi si aggiunge il 1.6 benzina con tecnologia high-tech full hybrid da 145 cavalli. Nel corso della nostra prova abbiamo avuto modo di apprezzare la brillantezza del TCE da 140 cavalli con il nuovo sistema mild hybrid. La microibridazione si basa sull'aggiunta di un alternatore starter accoppiato ad una batteria di ioni di litio da 12 volt posizionata sotto il sedile del passeggero. Il gruppo motopropulsore è abbinato alla trasmissione automatica a doppia frizione DC a 7 rapporti. Questo sistema migliora la funzione stop and start e garantisce la rigenerazione energetica in fase di decelerazione con il motore termico che può smettere di funzionare durante le frenate. Infine i prezzi. Il listino parte da 30.350 euro per l'allestimento Intense con motorizzazione mild hybrid e sale fino a 34.650 euro per la declinazione RS Line con tecnologia full hybrid e tech.